Ciao ragazzi, nel terzo episodio del podcast dedicato al processo a Salvatore Riina come mandante della strage del Rapido 904, vi farò ascoltare la deposizione fatta dal collaboratore di giustizia Francesco Paolo Anselmo. L'udienza si è tenuta a Firenze martedì 20 gennaio del 2015. Il presidente della Corte è il giudice Ettore Nicotra. A fare le domande al collaboratore di giustizia è il pubblico ministero Angela Pedro Iusti. La strage del Rapido 904, conosciuta anche come la strage di Natale del 1984, fu l'attentato dinamitardo attuato il 23 dicembre del 1984 nella Grande Galleria dell'Appennino, subito dopo la stazione di Vernio. L'attentato avvenne contro il treno Rapido 904. Il treno proveniva da Napoli ed era diretto a Milano. Ci furono 16 morti e 267 feriti. Francesco Paolo Anselmo, nato a Palermo il 26 maggio del 1957, era un uomo d'onore che faceva parte della famiglia mafiosa della Noce. Era il sottocapo della famiglia mafiosa della Noce, nonché il genero di Raffaele Gangi, che era il capo della famiglia mafiosa della Noce. Francesco Paolo Anselmo faceva parte anche lui della speciale squadra della morte, che agli inizi degli anni 80 eliminò la maggior parte dei nemici di Salvatore Riina. Francesco Paolo Anselmo venne arrestato nel 1996 e a pochi mesi dal suo arresto iniziò a collaborare con la giustizia insieme a suo cognato, Calogero Gangi. Vi ricordo che la registrazione audio l'ho presa dal sito di Radio Radicale e fa parte dell'archivio storico di Radio Radicale. Vi auguro un buon ascolto. Anselmo? Sì. Facciamo un po' dare qua. Sì, buongiorno, si accomodi là. Sì, parli al microfono, ci dica le generalità. Mi chiamo Francesco Paolo Anselmo, sono nato a Palermo il 26 maggio del 1957. Sì, anche lui è 197 sì. bis, quindi già con sentenza insomma, definita. Sì. Sì, allora lega la forma dell'impegno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, lei è assistito da un difensore, di un avvocato di fiducia? Sì, l'avvocato Carlo Fabbri, però non c'è... Sì, lo sostituisco sempre io, signor Presidente. Ecco, lo sostituiamo col cortese avvocato Terminiello. Perfetto. E lei ovviamente renderà dichiarazioni che non riguardano la sua posizione e quando anche dovesse rendere dichiarazioni sulla sua posizione chiaramente non saranno utilizzabili. Allora risponde alle domande del pubblico ministero. Sì, buongiorno signor Anselmo. Buongiorno. Senta, le volevo dire, lei è collaboratore di giustizia da quando? Da 1996. Ha fatto parte di Cosa Nostra? Sì. E in che periodo? Sono stato combinato nel 1980 nella famiglia della Noce. Chi era il capo mandamento? All'epoca la famiglia della Noce ci avevano tolto il mandamento e quindi eravamo aggregati al mandamento di Porta Nuova, che era Pippo Calò, il capomandamento. Pippo Calò. Senta un'altra cosa, lei ha riportato anche lei svariate condanne per omicidi, stragi, vuole riferire quali sono condanne chiaramente definitive, quali sono questi... omicidi e stragi di cui insomma ha riportato condanna? Sì, io ho riportato condanna per tanti omicidi, più importanti sono il generale della Chiesa, il dottore Chinnici, la strage di via Scopar dove c'era il capitano D'Aleo, la strage di via Croce Rossa, dottor Cassarà, la strage della circonvallazione. Questi sono. Senta, per questi reati lei ha riportato condanna
definitiva, anche ce l'ha riferito il precedente testimone, anche Ganci, per quanto riguarda le stragi alla Chiesa e Chinnici? Sì, sì, e Ganci Calogero, eravamo parte dello stesso gruppo a disposizione di Todorrina. E poi anche hanno riportato condanna definitiva anche, diciamo, anche Todorrina, Michele Greco, Calo Pippo, Bernardo Provenzano. Sì, tutti quelli che erano... Come mandanti? Sì, come componenti della commissione. Come componenti della commissione. Senta, le volevo dire, siccome noi ci interessa il periodo dell'84, perché il processo, lei lo sa, oggi è la cosiddetta strage di Natale. Sì. In quel periodo, intanto lei si ricorda non solo chi erano i componenti della commissione, ma se questa commissione era composta da soggetti diciamo che appartenevano alla fazione dei Corleonesi, i cosiddetti Corleonesi. Ma nell'84 diciamo già si era finita la guerra e quindi c'era la commissione, si era riformata la nuova commissione, i capimandamenti erano Todorrina, che aveva preso il posto di Michele Greco, che era diventato pure capo provincia e capo regione. Chi? Todorrina? Sì. Poi c'era la Noce, perché noi siamo ritornati a fare di nuovo mandamento, nella persona di Ganci Raffaele, Pippo Calò, capomandamento di Porta Nuova, Pippo Gambino di San Lorenzo, Ciccio Madonia di Resuttana, Nene Geraci di Partinico, Matteo Motisi per Pagliarella, Peppino Farinella per San Mauro Casserverde, Cicciuntilla per Caccamo, Bernardo Brusca per San Giuseppe, forse ne dimenticherò qualcuno, però Elena di Massima, diciamo. Erano che... questi. Senta, le volevo dire, ma questi omicidi, lei non partecipava alla commissione, lei che qualifica aveva o partecipava, mi dica lei. No, io nell'82, quando si è finita la guerra di mafia, abbiamo rifatto la famiglia della Noce, è stato eletto Ganci Raffaele rappresentante, io sotto capo, poi a gennaio 83 ci hanno conferito il mandamento ed è diventato Ganci Raffaele il capomandamento, io sono rimasto sotto capo, no, io non partecipavo alle riunioni di commissione. Lei sa però che questi omicidi eccellenti di cui ha parlato, queste stragi in genere, da chi venivano deliberate? Dalla commissione, trattandosi di uomini di un certo spessore, diciamo, pubblico, magistrati, giornalisti, poliziotti, carabinieri. Per quanto riguardava questa situazione deliberava la commissione, mentre gli omicidi di persone normali se ne poteva occupare il mandamento in sé. Sì, diciamo, lei dice che in seno alla commissione, quindi essendo capo della provincia di Palermo, Riina aveva una posizione particolare di comando, ho inteso bene? Sì, era lui il capo. Era lui il capo. Senta, ma lei sa chi partecipava a queste riunioni e qual era, se queste riunioni avvenivano in quel periodo? Sì, in quel periodo avvenivano le riunioni. Calobbi partecipava? Certo che ci partecipava, fino a quando è stato libero, sì. Era lui il capo andamento di Porta Nuova. Ma all'epoca Calò dove stava? Pippo Calò all'epoca dimorava a Roma, però veniva a Palermo. Veniva a Palermo. E sa se si incontra, e quindi partecipava alle riunioni e dice certo che vi partecipava. Lei come lo sa? Le è stato riferito da altri? L'ha visto venire? Mi dica lei. Ora sono passati tanti anni, non mi ricordo, però diciamo c'erano delle riunioni di commissione, perché all'epoca nell'84... 85, dall'82 diciamo, dall'83 quando si riformò la nuova commissione, non è che c'era tutto questo manicomio che c'era subito dopo quando sono successe le stragi di Falcone e Borsellino, si camminava tranquillo, non è che dice c'era una certa
volontà di arrestarci. Perché all'epoca era latitante, erano latitanti entrambi o no? Sì, erano latitanti, anche io ero latitante dall'84 all'89, a me non mi ha cercato mai nessuno e abitavo a casa mia. Ho capito. Senta, quindi lei è stato arrestato nell'89, lei era latitante per quali reati? Per gli omicidi dei collaboratori. Ah. In particolare? In particolare Anselmo Salvatore, Coniglio, un cognato di Buscetta e un altro, ora non mi ricordo. Anselmo Salvatore è suo parente? Sì. Che grado di parentela? È fratello di mio papà. Zio, diciamo. Sì. E questi omicidi di collaboratori all'era furono commissionati, se così si può dire? Sì, c'era questa strategia che si dovevano colpire da quando, diciamo, iniziò a collaborare Martino Buscetta. Ecco, siamo allora quindi... Buscetta si ricorda quando ha iniziato a collaborare? Sì, ora non mi ricordo bene la data precisa, comunque... tra l'83 e l'84, ora non mi ricordo bene. Si ricorda se quell'anno ci furono poi mandati di cattura? Sì, ci fu, che poi... A settembre 84, sì, questo? Il cosiddetto massi processo, sì. Perfetto, perfetto. Ecco, qual era la strategia dell'organizzazione, appunto, che lei ci ha descritto in relazione a queste indagini in corso, che avevano portato a dei mandati di cattura, specialmente a seguito delle dichiarazioni rese da Buscetta a Tommaso? La strategia era quella di cercare di bloccare tutta questa situazione, sia questo fenomeno del pentitismo, di uccidere i magistrati, a Falcone, a Borsellino. Io stesso ci ho partecipato in diverse occasioni per uccidere il dottor Falcone, però non è stato mai possibile. Ho capito, già sin dall'epoca c'era questa volontà di colpire il giudice Falcone? Sì. Lei come lo sa? Ecco, se può essere più concreto... Se... Perché ho partecipato in diverse situazioni di diventare già subito operativi, però non veniva mai trovata la situazione. Una volta lo volevamo fare con un bazooka, poi per dire nell'85 lo volevamo uccidere con un fucile di precisione, però che cosa è successo? È successo che abbiamo ucciso, ci fu la cosiddetta strage di via Croce Rossa del dottor Cassarà, e quindi lui, il dottor Falcone, prendeva sempre insegnamenti, diciamo, come fu per dire per l'autobomba di Chinnici. Quando successe l'autobomba di Chinnici, successe che poi a Palermo, anche a casa sua, misero il divieto di sosta, e quindi non si ci poteva più posteggiare, non si ci potevano mettere più macchine. Quando invece noi avevamo stabilito di ucciderlo con questo fucile, lui che cosa fece? Era successo l'omicidio del dottor Cassarà. Siccome il dottor Cassarà noi l'abbiamo ucciso in una situazione a distanza, quindi lui che fece? Non scendeva più dall'androne fino al marciapiede per prendere la macchina. Quando lui vedeva come erano fatti gli omicidi, prendeva gli accorgimenti il dottor Falcone. Faceva salire, adesso non faceva più questo tragitto, ma bensì era la macchina che saliva in marciapiede e accostava proprio davanti al portone, in modo che subito ci aprivano lo sportello e lui entrava in macchina. E quindi, diciamo, anche questa, diciamo, è saltata. Quindi c'erano delle situazioni che non venivano... Lui era nel mirino, ma non veniva fatto perché il dottor Falcone, giustamente, prendeva spunto degli omicidi che si erano commessi precedentemente, e lui prendeva questi accorgimenti. Ho capito. Senta, ma lei questi incarichi di fare questi appostamenti, queste azioni omicidiarie, da chi materialmente li riceveva? Io li ricevevo da Nancy Raffaele, da Pippo Gambino e da Nino Madonia, perché erano loro quelli che sempre dirigevano queste azioni. E sapeva se erano decisioni deliberate, adottate in seno alla commissione, mi dica lei? Sì, erano queste, ci mancherebbe, se no come si faceva a farlo? Anche perché poi, quando si facevano questi omicidi, come lei vede, se c'ha i procedimenti, non è che ero io della noce, eravamo 4, 5, 6 mandamenti che collaboravamo e facevamo questa azione criminale. Ho capito. Senta, tornando a Pippo Calò, lei l'ha conosciuto personalmente? Sì, l'ho conosciuto a Pippo Calò, anche perché
Ripeto, agli inizi noi eravamo aggregati al suo mandamento. Al suo mandamento. E poi l'ha rivisto anche in carcere? Ha avuto periodi di detenzione insieme al Calò? Sì, ho avuto periodi di detenzione insieme al Calò. Una volta l'ho incontrato nell'89 all'Uccellone a Palermo e poi l'ho incontrato, se non ricordo male, a Spoleto. Eravamo sottoposti al 41 bis nel piazzale dell'Aria, l'ho incontrato là. Senta, ma lei ha parlato mai con Calò di questo processo che riguardava la strage del Rapido 904? No, io con Calò, diciamo, proprio in questa situazione, nell'ultimo periodo, prima che fossi iniziassi a collaborare, ci siamo incontrati in questo carcere, se non ricordo male, di Spoleto. Sì. E quindi si passeggiava assieme, si parlava del più e del meno. Lui aveva tanti ergastoli, la cosa per questo, diciamo, mi è rimasta impressa. Perché lui non si lamentava degli ergastoli che aveva preso negli altri procedimenti, lui si lamentava per questo ergastolo, che diceva che lui era innocente. Io l'unico dialogo che ho avuto con Pippo Calò in merito a questa azione criminale del treno è stato questo. Senta, e a lei a questo l'ha meravigliato o no? No, io assolutamente non... Mi prese la notizia e basta, basta, non mi sono né meravigliato né niente. Però mi è rimasta impressa questa sua lamentela che mi fece, non lamentandosi degli altri ergastoli, si lamentava solo di questo ergastolo. Sì, ma c'erano, quando si commettevano questi fatti, diciamo così eclatanti, di cui lei ha parlato prima, gli omicidi, insomma, da lei commessi, questi eccellenti e le stragi, chiaramente prima che lei diventasse collaboratore, lei ne parlava con gli altri affiliati, ammetteva le sue colpe o no? Voglio sapere... Assolutamente no, io... Ma lei può vedere, ci sono centinaia di collaboratori palermitani, nessuno mai ha detto che io ci ho raccontato una cosa, perché io facevo la mia cosa e quando finivo durava 10-15 giorni quella situazione fra appostamenti, questo e quell'altro. Dopo quei 15 giorni, appena io finivo, mi andavo a mettere la tuta di lavoro e me ne andavo a lavorare. Me andavo a lavorare perché dovevo lavorare, perché dovevo sostenere la mia famiglia e tutto. Quindi io ho rapporti con nessuno, e cose mie con nessuno. Sì, ma al di là del suo fatto personale, in genere all'interno di questa organizzazione si riferivano i fatti commessi, specialmente quelli più eclatanti, più importanti, oppure vi era una certa riservatezza? Mi scusi, non capisco, ma a chi lo dovevo riferire? No, ma non lei personalmente. Quando, ecco, lei dice era chi commetteva questi reati, questi omicidi eccellenti, stragi. Sì. Non lei personalmente, lei lo cite, poi ne parlava, oppure vi era una regola di stare zitti? No, la regola è quello che non si deve dire mai nulla. Ecco, questo volevo sapere. Quindi lei dice, cioè, quindi diciamo che lui non dicesse nulla, o non dicesse sono stato io, rientrava nella sorte, in queste regole dell'organizzazione con riferimento al Calò? Sì, ma non è che io ci andai a chiedere al Calò, cioè io voglio essere chiaro, no, io non ho chiesto al Calò, anche perché non avevo nessun titolo per andare a chiedere io al Calò una situazione del genere. Eravamo a passeggio all'aria, si parlava dei processi e lui, ripeto, a me mi è rimasto impresso per questo, perché lui era condannato per altri ergastoli e di quegli ergastoli non ne parlava e si lamentò solo ed esclusivamente di questo ergastolo, precisando che lui era innocente. Poi è vero, non è vero, a me non mi interessava. Ho capito. Senta, ma se diciamo un... lei lo sa che poi Calò è stato condannato? Sì. Ma questa strage, se fosse stata effettivamente, lei dice io non lo so se è vero, non è vero, non mi interessa, poteva autonomamente deliberarla e organizzarla Pippo Calò
senza l'autorizzazione o il consenso degli altri componenti della commissione? Guardi, io su questo perché noi, ora se questa situazione sarebbe stata fatta a Palermo, allora le dico no, però essendo stata fatta fuori, io non so, diciamo, non ci so dare una risposta se doveva essere la commissione unitaria di Cosa Nostra a deliberare una situazione del genere. Io su questo non ho nessun dato di fatto che le posso riferire. Ma ci sono stati altri episodi commessi fuori Palermo anche successivamente? Ci sono, non so se lei sa, le stragi degli anni 90 che sono state. Sì, ma io ero in carcere quando sono avvenute queste stragi. Che sono state? Allora, quindi lei non sa appunto di questa. No, senta, no, ero detenuto io. Era detenuto, quindi non lo sa. Lei conosce Nino Rotolo? Sì, lo conosco Nino Rotolo. Vuole dire la ragione per la quale lo conosce? Lo conosco perché è un esponente di Cosa Nostra, poi siamo pure imparentati perché sua moglie è prima cugina di mia moglie. Ho capito, lei è imparentato anche con Ganci? Sì, con Ganci, sì, con Spina, sì. Senta, lei ha conoscenza di un magazzino deposito di automezzi o di ferro che sta in località Pagliarelli? Vicino al bar Baby Luna? Ma io c'era per quello che sono i miei ricordi, però non so, c'era Cammellino Cangemi che aveva il deposito qua di mezzi pesanti perché lui faceva lo scavatore, quindi aveva tutte queste pale meccaniche. Poi in questo momento forse c'era pure un deposito di ferro, sì, forse. Sì, forse. Ma sa se era frequentato da Calò, Ganci, da altri componenti dell'organizzazione, a volte anche dal Calò, da Brusca Giovanni qua a Pagliarelli in questo deposito? No, non lo so, io non mi ricordo se ci sono mai stato, però sapevo che c'era qualcosa del genere. Lei non si ricorda se c'è stato, se c'è stato qualche volta anche con Brusca? No, io non mi ricordo se ci sono stato, però non lo posso smentire, cioè non è che dico né sì né no, non ho questo ricordo. Ho capito, ma sa se c'erano all'interno armi, Kalashnikov, quel bazooka? No, questo non lo so io. Lei poco fa, se non ricordo male, mi dica lei, ha fatto riferimento a quando parlava del giudice Falcone? Sì. Anche a un bazooka o no? Sì, io ricordo che avevamo un bazooka che lo portò Giovanni Motisi, che è proprio uno dei Pagliarelli, della famiglia dei Pagliarelli, e l'abbiamo provato sotto la montagna cosiddetta, ora non so se è pratica di Palermo, comunque sotto una montagna che si chiama Inserra. E siamo andati a provarlo là con una lascia di ghisa a distanza, e se ci sparò lo usò in Madonia, ma lo portò Giovanni Motisi. Quindi non sa dove l'ha prelevato Giovanni Motisi? No, non lo so. Ma le armi dell'organizzazione lo sa da chi e dove venivano detenute? Come, non ho capito? Le armi nella disponibilità dell'organizzazione sa dove e da chi erano detenute, custodite? No, ogni mandamento aveva i suoi, noi avevamo le nostre. A lei chi glieli dava quando doveva? Noi avevamo proprio le nostre, avevamo pistole, fucile, Kalashnikov, avevamo tutto noi. Di dove venivano, la provenienza non lo so, però l'avevamo noi, li tenevamo noi, erano del nostro mandamento. Ho capito, del vostro mandamento. E quando all'epoca era capo mandamento Pippo Calò, dove venivano custodite? E all'epoca noi facevamo riferimento non a Pippo Calò, ma al nostro rappresentante che era Totò Scaglione. Sì. Quindi non lo so dove erano custodite, però se c'era bisogno delle armi li portava lui, Totò Scaglione, e se ce li mettevamo addosso se dovevamo commettere qualche omicidio, e si andava a fare quello che si doveva fare e poi si riconsegnavano. Ho capito, quindi lei non lo sa. Va bene, avrei finito, Presidente. Sì, ci sono domande dei reparti civili? Nessuno? Difesa? Nemmeno? Noi abbiamo domande? No. Va bene, allora possiamo, può andare. Buongiorno.